Trasferiamoci nel Salento, terra bianconera, Certo. dove andiamo a Lizzano, la Lizzano bianconera, dove la tana delle zebre, la tana Eh sì. dove va spesso la nostra zebra bianconera Luigione, Caro amico, è andato subito a sentire gli a umori, stimolare sì, gli gli umori. Allora, umori dei Vittorio, tifosi. sentiamo la tana delle zebre di Lizzano, che cosa hanno da dirci. La zebra bianconera. Sono qui a Lizzano, nella tana delle zebre, presso il conosciutissimo a livello nazionale Juventus Club Lizzano Bianconera. Ora i protagonisti sono loro. Antonio Marzo, il mitico presidente, quante volte lo vediamo con quello striscione, con lo stendardo Lizzano presente. Presidente, 1200 chilometri di amore da Taranto a Torino, da Lizzano a Torino, di amore, di andata e di ritorno. Sì, è vero questo. È un po' faticoso, ma comunque si fa volentieri perché l'amore per la Juve, ho 65 anni ed è 70 anni che tifo Juve e morirò per la Juve. Io sono pazzo di Juve e questo l'abbiamo creato noi, questo club. Intendiamo portarlo avanti per tanto tempo ancora. Faremo sempre 2400 km di andata e ritorno, ma li faremo sempre felici di poterli fare. Mai stanchi, perché l'entusiasmo dà gioia e dà vita. No, stanchi no, perché qualche volta delusi, ma una volta all'anno, due volte all'anno, perché praticamente la Juve vince sempre, pertanto noi torniamo sempre felici e siamo orgogliosi di essere juventini e orgogliosi di avere questo club che è molto conosciuto a livello nazionale. Lui è il leader, il presidente carismatico, la zebra capo. Il padre delle zebre e c'è il figlio Cristian Marzo, il vicepresidente. Lui La zebra figlio. è il regista. Cristian, tanta fatica anche per organizzare una trasferta, per trovare i biglietti, per sistemare i pullman. Sembra facile, ma c'è un grosso lavoro alle spalle. Sì, è proprio così. Luigi, vabbè, tu lo sai che vieni sempre con noi. C'è un lavoro dietro molto stressante che ti porta a tanto tempo, porta via tanto tempo alla famiglia, ai propri figli, però come diceva mio padre, per la Juve noi facciamo questo e altro con grande passione. E comunque voglio aggiungere che comunque sia, non faccio tutto questo da solo, ma ho la fortuna di avere a Tante fianco zebre. tante zebre amiche, da Fabio di Salice a Peppe di Copertino a Francesco di Altamura a Ernesto di Castellaneta, che sono tutti amici e club che collaborano con noi. Abbiamo creato un'unica grande famiglia, proprio quello che ci accomuna è la passione per la nostra squadra. Pensate un po', una famiglia di zebre, poi i prescritti cartonati, quella è una famiglia di serpenti striscianti. Presidente, abbiamo parlato più volte di un grosso invito che c'è da parte di questo club per Top Planet, per il direttore Marcello Chirico e per la redazione. Una grossa iniziativa di tifo e di solidarietà per la quale volete una delegazione di Top Planet. Sì, stiamo studiando bene la cosa da fare, quando farla e come farla. Sicuramente gli amici di Top Planner, anzi, colgo l'occasione per ringraziarli perché sono uno staff meraviglioso, tutti professionisti seri, non peraltro sono juventini, per cui non appena saremo pronti faremo una bella festa. Ci hanno chiesto il buon vino di Lizzano, non dobbiamo deludere il direttore Marcello Chirico. Allora, Cristian, sarà una festa e avremo l'onore di avere questi giornalisti amici tifosi. Sì. Per noi sarà un onore avere lo staff di Top Planet o qualche Rappresentante. rappresentante dello staff. Perché per noi, guarda, ci tenete in compagnia tutto il giorno e per noi che mangiamo pane e Juventus non c'è cosa migliore. E allora, dalla tana delle zebre di Lizzano Bianconera è tutto. Alla prossima. Lizzano, ciao amici zebre, Grandi, grandi padre, gli amici di figlio Lizzano, e eh. nipoti lì, quanti saranno lì a Sono tanti, Lizzano, sono Maria? tantissimi, No, eh. volevo dirvi, devo andare in pubblicità, ma volevo dire prima, vi ringrazio per l'invito, ma io farò di più per voi.
perché sapete che noi stiamo studiando da tempo una trasmissione, sapete che poco per volta noi realizziamo una trasmissione, certo. Abbiamo realizzato quella per le ragazze, le tifose bianconere, che ha avuto un grande successo ieri con Carol Barbieri. Molto bella, sì. L'ho guardato, molto sì, bella. Molto carina, molto carine anche le ragazze, anche preparate. Sì. E andiamo avanti ogni mercoledì dalle 15 alle 16 abbiamo Top Girl, ma poi avremo anche Top Fan con... ma poi abbiamo Top Club. Top Club è la trasmissione dedicata appunto ai club, che verrà condotta da la nostra amica brasiliana, che vi manderemo direttamente lì nel club. Questo è il regalo che facciamo noi in loco. In loco vi filmeremo la serata e poi ce la vedremo qua, ce la goderemo magari qua appunto da